Buongiorno. Veniamo ora al nostro secondo incontro focalizzato sulla pratica didattica. Abbiamo parlato di progettazione e dei criteri che entrano in gioco nella progettazione, in particolare nella progettazione della didattica a distanza in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, in cui necessariamente la fase della progettazione, che pur assume un'importanza fondamentale, viene un po' compressa. Volevo dedicare invece questo momento alla pratica didattica, ossia all'attività che il docente e gli studenti insieme svolgono per cercare di raggiungere gli obiettivi di apprendimento che si sono dati. Partirei dal rapporto tra la pratica didattica e il contesto. In questa situazione il contesto cambia e lo possiamo osservare tutti perché scompare la scuola come spazio fisico, perché gli studenti stanno a casa e non hanno più accesso alla scuola. Anche per i docenti, la scuola come spazio fisico e come spazio della propria collegialità viene meno. È importante considerare tutti quegli aspetti che noi abitualmente diamo per scontati e che invece in questa variazione, in questa trasformazione a cui stiamo assistendo in questo momento di difficoltà vengono ad emergere. E il primo elemento che mi sento di rilevare è il valore della relazione e la dimensione della comunità che viene meno all'interno, diciamo, negli spazi fisici della scuola, ma invece trova nuovi spazi e deve trovarli, verosimilmente, all'interno delle comunicazioni digitali. È utile interrogarsi durante la pratica, nella conduzione della propria attività didattica, su come si mantenga la relazione con i propri studenti e su quale sia la qualità di questa relazione, se si trasforma, se cambia. È importante che il docente si interroghi e provi a riflettere come la relazione viene mantenuta e si trasforma. E il tema della comunità è altrettanto importante, cioè la comunità scolastica e come emerge attraverso la mediazione tecnologica? Sicuramente continua a vivere, ma sicuramente subisce delle trasformazioni. Quando parlo di comunità scolastica parlo naturalmente tanto della relazione educativa con gli studenti, quanto della collegialità tra i docenti, che non va dimenticata. Anche se non vi è stato il tempo di progettare adeguatamente un percorso educativo, sicuramente il tema della relazione e il tema della comunità sono cruciali e sono forse il primo aspetto su cui deve vivere la pratica didattica a distanza. Il secondo aspetto sicuramente importante rispetto al tema del contesto è il sorgere necessariamente di un nuovo patto educativo, che sia necessariamente informale o addirittura formalizzato in alcuni casi, e questo nuovo patto educativo vede un diverso e probabilmente maggiore coinvolgimento della famiglia nel percorso educativo. Sicuramente. Come abbiamo avuto modo di dire prima, nel dosare fasi tra sincrono e asincrono, sicuramente assistiamo al sorgere di diciamo una diversa suddivisione dei tempi all'interno della didattica.
E necessariamente, non essendo più noi in aula in modo continuativo con gli studenti, è fatale richiedere un coinvolgimento della famiglia. Attenzione, un momento in cui la famiglia entra in modo peculiare all'interno anche della pratica didattica quotidiana, perché i figli, stando a casa, condividono con i genitori anche il momento della lezione, in cui no, normalmente non sono presenti. Quindi sicuramente si definiscono delle nuove linee per un nuovo patto educativo che in qualche modo riflette una nuova situazione e dei nuovi equilibri. Sempre in tema di equilibri e di contesto, sicuramente nasce l'esigenza di stabilire un equilibrio diverso tra la scuola e la famiglia. La famiglia è sicuramente chiamata a fare uno sforzo più importante per supportare i propri figli nella partecipazione alla scuola, già soltanto la messa a disposizione degli strumenti tecnologici. Talvolta nel contesto familiare non ci sono dotazioni per tutti. E quindi necessariamente ci si deve alternare. E quindi, diciamo, questi sono elementi di un equilibrio che il docente, su cui il docente piano piano ricava dei feedback e che può tenere presente anche nella graduazione, come dicevamo, degli spazi di flessibilità che ha a disposizione. Ad esempio, ricalibrando le attività sincrone con quelle asincrone, oppure cambiando soluzioni tecnologiche per cercare di adattarsi alle esigenze. E dicevamo l'esigenza di mantenere anche nella pratica didattica la collegialità, che è importante, diventa ancora più importante ai fini della valutazione, che come vedremo più avanti diventa complessa se fatta diciamo in modo tradizionale, mentre invece a questo punto ha bisogno di un percorso di valutazione, una valutazione continua, e questa valutazione continua non può che essere condivisa tra i più docenti o nascere anche dal confronto. Sempre sul tema della pratica, un'attenzione particolare, peculiare, va al tema dei tempi. Abbiamo già visto nella progettazione l'importanza, l'esigenza di dosare i momenti didattici sincroni, quelli asincroni, i contenuti. Nella pratica didattica è necessario essere pronti a implementare questa flessibilità e quindi cercare di adattare i momenti sincroni, i momenti asincroni, i feedback degli allievi e delle famiglie, cercando anche di comprendere quali siano i tempi che, come dicevamo inizialmente, non sempre possono essere definiti a priori, ma spesso emergono proprio nella pratica didattica. L'attenzione del docente a cogliere questi aspetti è importante. Spesso, diciamo, cogliere aspetti rispetto ai tempi attraverso i feedback significa anche rendersi conto che magari la presenza di momenti sincroni di lezione contribuisce a dare anche un ritmo alla giornata degli studenti. E questo può essere particolarmente vero. Come invece in alcuni casi i tempi sincroni possono essere critici perché magari costringono la famiglia a dei momenti diciamo necessariamente vincolati nel tempo e quindi possono aumentare, possono rendere più complessa la gestione della vita familiare. È importante comprendere i tempi familiari anche nella loro diversità, parlavamo di personalizzazione, perché necessariamente mentre la scuola ha un tempo
scuola in presenza a un tempo che è sostanzialmente standardizzato e istituzionale, la scuola dentro al contesto familiare può assumere dei tempi diversi. Ci possono essere famiglie che hanno delle esigenze, delle disponibilità diverse. Comprendere i tempi familiari, tenere conto della diversità può essere un aiuto per far funzionare meglio la didattica. Ad esempio, anche qui dosando la presenza, dosando l'esigenza di presenza in sincrono, che dà del ritmo, dà dei contributi, favorisce lo scambio con i tempi asincroni che invece sono più semplici da gestire da parte delle famiglie. E questi sono gli elementi, diciamo, più legati alla questione dei tempi. Rispetto alla pratica didattica, il rapporto con le tecnologie, non come in tutti gli altri incontri che stiamo facendo, non mi soffermerei sulle singole piattaforme, non è l'oggetto di questi incontri, ma è importante osservare che quando parliamo di pratica didattica e tecnologie digitali, parliamo anche di digitalizzazione degli artefatti, ossia gli studenti necessariamente devono apprendere alcune delle competenze chiave per produrre, modificare e condividere dei manufatti digitali, possono essere testi, immagini, video o altri elaborati, sempre però digitali naturalmente. Quando si parla di tecnologie è importante anche qui la flessibilità, prepararsi a scalare le soluzioni tecnologiche sulla base dei feedback. Se alcune soluzioni tecnologiche sono troppo complesse o richiedono un livello di competenza che non è quello presente all'interno degli allievi, delle famiglie o anche degli altri docenti, bisogna necessariamente avere un piano B. Come dicevamo nella fase di progettazione, è importante avere un piano B, ma è altrettanto importante non far proliferare tecnologie diverse perché poi potrebbe diventare difficile gestirle oppure potrebbero paradossalmente aumentare l'aggravio di impegno sulle famiglie, sui colleghi e sugli studenti per apprendere diverse soluzioni tecnologiche che magari sono anche più semplici ma comunque richiedono un processo diverso. Quindi è importante essere flessibili, è importante avere la possibilità di scalare su tecnologie più semplici. Ma è altrettanto importante non farlo senza un progetto, quindi cercare di gestire la situazione in modo che gli studenti e i docenti e i colleghi e le famiglie non siano disorientati, ma invece abbiano un aiuto dal fatto di poter utilizzare tecnologie che magari hanno un impatto in termini di competenze, in termini di occupazione di banda, in termini di complessità più limitato. Diciamo che gli strumenti, noi possiamo fare una distinzione tra strumenti, tra tecnologie o strumenti per distribuire i contenuti e comunicare e strumenti per la creazione dei contenuti. Gli strumenti per distribuire contenuti, comunicare e collaborare online sono quelli più critici e devono essere necessariamente negoziati con gli studenti, con le famiglie, con i colleghi, con gli altri docenti. Gli strumenti per la creazione dei contenuti sono un po' meno critici, perché questi sono da negoziare con i colleghi, mentre con le famiglie limitatamente al contributo che viene richiesto, cioè quali sono gli bisogna domandarsi quali sono gli artefatti che vengono richiesti agli studenti. E gli strumenti per la creazione dei contenuti possono essere diversi. I docenti possono utilizzare strumenti come Word, Excel, e PowerPoint per creare dei contenuti o anche strumenti più complessi per fare editing video. Magari possono chiedere agli studenti, a seconda ovviamente anche del grado delle scuole, dell'età degli studenti e del loro livello di preparazione, anche semplicemente dei feedback che possono andare dalla semplice fotografia digitale fatta con il cellulare al documento scritto su Word o su qualunque altro strumento. Però diciamo, gli strumenti per la creazione dei contenuti sono meno critici perché possono anche essere diversi e con un livello di complessità diverso, mentre invece gli strumenti per
per la distribuzione dei contenuti, le piattaforme cosiddette, parliamo ad esempio di Meet, oppure di Google, sono necessariamente condivisi e tutti devono necessariamente utilizzare lo stesso strumento, quindi sono più critici, quindi il focus dell'attenzione è sicuramente sulle piattaforme. Un ultimo punto che volevo velocemente toccare oggi è quello delle competenze. Il rapporto tra pratica didattica e competenze. Beh, in primo luogo le competenze degli insegnanti sono importanti, soprattutto rispetto alla didattica collaborativa e al tema della flipped classroom. È importante riuscire a impostare una didattica un pochino diversa dalla didattica frontale. E non potendo contare sulla presenza in aula, la didattica collaborativa può, soprattutto su studenti di una fascia di età intermedia, offrire un buon vantaggio per poter fare collaborare gli studenti tra di loro e quindi in qualche modo rendere la didattica meno pesante. Un altro aspetto riguardo alle competenze durante la pratica didattica, ovviamente le competenze sarebbe bello che fossero possedute e soprattutto per quanto riguarda le competenze digitali, naturalmente prima, ma non sempre questo è possibile. Quindi anche qui è importante prestare attenzione al feedback e prepararsi ad aiutare gli allievi e le famiglie ad acquisire le competenze digitali minime che servono per affrontare la didattica. Un ultimo aspetto delle competenze sulla pratica didattica, in particolare in questa situazione di emergenza che ci troviamo a vivere, è quella delle competenze che le famiglie possiedono sui temi disciplinari o che alle famiglie sarebbero richieste sui temi disciplinari. A questo va prestata attenzione. E nel momento in cui abitualmente noi siamo in qualche modo forzati o costretti a ridurre il tempo della didattica sincronica, didattica sostitutiva della presenza, diciamo, necessariamente chiediamo implicitamente una collaborazione anche dei familiari nel supportare gli studenti anche sui temi disciplinari. E questo può essere complesso. In alcune famiglie che presentano delle criticità sul piano socioculturale, questo può essere anche potenzialmente devastante e può portare a problematiche ulteriori sul tema dell'esclusione. Per evitare tutto questo, naturalmente, anche qui è importante prestare attenzione al feedback e cercare di regolare la propria pratica didattica sulla base di questo complesso sistema di attenzioni che necessariamente emergono. Anche se non si è probabilmente avuto il tempo di fare una progettazione adeguata. Però, diciamo, la pratica ci consente, ci offre lo spazio di agire sulla base del feedback. Quindi direi che forse un elemento chiave della pratica è la capacità di adeguare e personalizzare i percorsi sulla base del feedback. Quindi, ancora una volta, la tecnologia non è determinante, ma determinanti sono le persone e l'attenzione che le persone sanno dedicare. Vi ringrazio e vi rimando all'ultimo incontro.